questa lezione sarà l'unishmat moravi Moshe Chai ben Tova areni kaparat mishkavo. Forza di chi? Abbiamo una nuova parasha, abbiamo una nuova settimana, stiamo avvicinando Rosh Hashanah, 3 settimane, 21-23 giorni più o meno, e ci siamo arrivati a Rosh Hashanah, il giorno del giudizio, il giorno delle conti, il giorno dove tutto viene deciso. E adesso siamo nel mese di Ilul, il lavoro importante che abbiamo nel mese di Ilul, che è un lavoro molto molto importante. Tutti le parashot che vengono letto adesso sono collegati al concetto delle preparazioni che uno deve fare per arrivare pronto a Rosh Hashanah. Iniziamo con questo che la parasha nostra, Bezrat Hashem, ha 74 precetti, 74 mitzvot, 74 fa numerico, valorico, en lettri, de ein, daled, che voglio dire testimoni, ed. Quanto precetti ci sono? 74 testimoni. Perché? Perché Hashem ci vuole insegnare una cosa importante. E l'ebraismo, la nostra religione, la nostra maniera di essere, è meno una religione di filosofie, di pensiere. La nostra religione è una religione di, come si dice, appunto, una religione di azione, una religione di comportamento, un modo di vivere, un modo di esserci. Non basta un modo di pensare. E per questo questa parasha subito ti dice, sappi! Tutto dipende dalle testimoni. Chi sono le testimoni? Dicono le maestre dopo 120 anni. Hashem chiama le muri della tua casa, le muri, e dice al muro, dimmi lo che hai visto, raccontami. Le muri non possono dire quali erano i tuoi pensieri. Possono solo dire lo che tu hai fatto, lo che hanno visto che hai fatto. E per questo, tzaddikim, quanto è importante le nostre azioni. Dice la parasha, chi te tse la milchama lo yevecha, se uscirai a fare una guerra contro il tuo nemico, un tano Hashem lo checha beyadecha. Hashem, il tuo Signore, lo metterà in mano tua. Dice la Torah, non devi avere paura della guerra, perché se uscirai nella guerra, Hashem ti darà le tue nemici e nel mano tua. E qui c'è una cosa molto interessante, un punto grammaticamente che si deve capire. Quando si fa una guerra non si esce da solo. Una guerra, sempre sappiamo, una guerra viene fatta con un esercito. Tanti escano nella guerra. Invece qui dice la parasha, si uscirai e nel singolo. E non solo questo, e l'nemico qui al oievecha sembra che anche è singolo. Quindi quale guerra voi conoscete che il singolo può guadagnare? Da quanto una guerra viene fatta da solo? Dicono le maestre, la guerra più forte, la guerra più importante, ovvio che sempre tutto è anche metaforico, è la guerra con l'nemico vero. E chi è questo nemico vero? Dovete sapere, tzaddikim, nemico vero sta dentro di noi. Questa è la guerra. E per questo tu sei il singolo che esce e il tuo nemico è anche singolo, che solo da solo te puoi combattere l'nemico vero che non sta fuori, sempre dove sta dentro. Ecco, dicono le maestre del momento che un uomo è creato, fino al momento che un uomo muore dopo 120 anni, questa guerra è una guerra che dura 24 su 7.
Questa guerra è una guerra, è una guerra, possiamo dire, quasi eterna. E questa guerra, tzaddikim, è molto importante. Nella vita nostra sempre siamo umani, è logico. Cerchiamo chi ha la colpa per le mie problemi, chi ha la colpa per le mie difetti. Forse dei miei genitori, forse dei miei amici, forse dei miei soci, forse il mio vicino. La Torah ci insegna no. Tutta la colpa si deve cercare dentro. Dovete sapere, tzaddikim, maggior parte delle sofferenze che un uomo può soffrire in questo mondo, mai sia, non furono generate dal Creatore, furono generate dall'uomo stesso. Tutti i vizi, tutte le paure, tutte queste cose, tutta questa battaglia di estima, di orgoglio, di invidia, eccetera. Possiamo parlare solo una ora, no? Sulle battaglie che uno ha dentro. E questo è l'obbligo tuo. E come si fa a guadagnare questa guerra? Qual è la chiave? Dice la parasha, solo uno. I tezze si uscirai, dicono i commentatori, che vuol dire se tu uscirai, se di tua iniziativa sceglierà di uscire e fare la guerra. Quanto questa cosa è importante. Tzadikim, se un uomo è passivo, questo combattimento, questa guerra contro il Yetzer Hara sarà quasi impossibile a vincerlo. Eliezer Ra, o l'inclinazione cattiva, o il Satan, o l'angelo del morto, chiamalo come vuoi, ha tanti nomi. Non c'è modo a combatterlo in un modo passivo. Un uomo deve scegliere di uscire alla guerra. Uscire alla guerra contro le sue usanze che piano piano Eliezer Ra ha messo dentro di lui. È vero? Non è una cosa più facile di vivere nella zona di conforto, però sappi che la zona di conforto, se tu vivi in una zona di conforto dove tu non vuoi uscire da questo cerchio di zona di conforto, che le due cose che tu sei abituato, le due abitudini, sappi che lui già ha vinto la guerra. E per questo le maestre dicono: lascia fare tutto quanto, esce, esce. Capisce che sei capace di cambiare, capisce che sei capace di fare, capisce che nessuno ti ha obbligato a essere pigro, nessuno ti ha obbligato a essere arrabbiato, nessuno ti ha obbligato a essere, non lo so, testardo, nessuno ti ha obbligato a fare niente. Tutto questo è un Yetzer Hara interno che deve essere combattuto. E come si fa quella? Si può imparare e parlare anche tanto, però dice la Gemara, Barati Yetzer Hara, Barati Torah Tamim. È il solo modo di combattere questo nemico, che fa pensare anche l'nemico più forte che esiste, la Torah. Non c'è niente fuori le parole del Creatore stesso, fuori delle mitzvot, tramite le mitzvot, ogni mitzvah che un uomo fa, è un'altra catena che lui riesce a combattere. Però tzaddikim, oggi voglio approfondire su una cosa. La nostra parasha, che ha tanti mitzvot, 74, parla di una mitzvah molto interessante. Dice la parasha, Lo tire cior achicha o etzioni dachim vitalamta mehem ashev teshivem lachicha. La mitzvah dell'obbligo di restituire, sì, le cose che un uomo ha perso. Per esempio, la Torah ti dice che se tuo amico è caduto della sua tasca, per esempio il suo portafoglio, con i suoi soldi, con la carta d'identità, con tutto quanto, hai un obbligo. Dicono le maestre, non puoi fare finta che non l'hai visto, non puoi ignorarlo,
Hai un obbligo prenderlo, alzarlo, cercare il proprietario e restituirlo. È una mitzvah d'oraita. Che bella. Una cosa che uno può dire, però scusa, è logico, è ovvio che io la farò. Sì, però se tu la fai non solo perché è logico, la fai perché la Torah l'ha comandata. E la Torah porta quattro esempi di cose che vengono perso. Uno è il bue, l'altro la pecora e l'agnello, terzo è l'asino, il quarto è il vestito. Sì? E tu lo restituirai e qualsiasi oggetto, qualsiasi cosa che tuo prossimo perderà la deve restituire. Ebbene, la domanda è: perché la Torah mi deve portare questi quattro esempi? L'asino, il bue, l'agnello, il vestito. Basta dirmi un esempio. Non so, è l'asino. Se lui perde l'asino, sappi che c'è un obbligo a restituirlo e così qualsiasi cosa deve restituire. O manca non darmi un esempio. Dammi una regola così generale, nel macro, che qualsiasi cosa che viene perso deve restituirlo. Ibemet, questa domanda viene chiesta dalla Gemara. La Gemara in Bava Batra chiede questa domanda. Perché la Torah mi deve dire quattro esempi di cose che vengano perse. E la Gemara inizia a spiegare. E i vestiti, per dirti una cosa importante, che l'obbligo di restituire questa cosa che fu perso è solo se ci sono semi dove il proprietario può dimostrare tramite le semi che questa cosa che fu perso, che tu hai trovato, è suo. E noi sappiamo che un vestito sempre ha segni, o che ha una taglia, ha un colore, ha un tessuto. E per questo quando io trovo un vestito e tu vieni, sì, vedi, tu ce l'hai il vestito mio, io lo devo chiedere, però dimmi, mi puoi dire segni che, sì, taglia 30, non lo so, 38, 45, colore nero, tessuto così così, e subito tu la devi restituire. Dice la Gemara. E perché c'è scritto l'asino? Io ne maestri, tante volte il segno non è l'oggetto stesso. E l'asino, uno al lato dell'altro, sembrano tutti uguali. La differenza tra un asino e l'altro non è su stesso, però è la sedia che si mette sull'asino per sedere. Dice la Gemara, anche se l'uomo non ti saprà dire le segni del suo asino che ha perso. Però poti dare le semi della sedia che è su questo asino, è una sedia grande, bianco, nero, fatto così, anche questo è valido. Dice la Gemara, perché il bue? Perché dare l'esempio del bue? Dice il maestro, il bue è anche molto difficile di riconoscere. A volte il modo di riconoscere un bue dell'altro sono le peli che sono con la coda, ogni bue il suo coda è un po' diverso. Dice la Gemara, basta un segno così, un segno piccolo, dicendo che vedi la coda sua era così e così. Chiede la Gemara, va bene? E perché la pecora? Perché l'agnello? E la Gemara dice, lo so, lo so. Perché la Torah mi porta l'esempio dell'agnello? Che si impara dell'agnello? Che si impara della pecora? E la Gemara non la sa. Di chi? Non voglio oggi approfondire su questa halakha, halachicamente, perché ci sono tante regole, quanto si deve restituire, in che tipo di città, ebrei, goi, quanto c'è, quanto non c'è. Però il Zohar Kadosh, dice che qualsiasi mitzvah che noi troviamo nella Torah ci sono due parti. C'è il corpo della mitzvah e c'è l'anima della mitzvah. E il corpo è il testuale, lo che c'è scritto, nero su bianco. Qualcuno ha perso qualcosa, hai un obbligo di restituire. Però c'è anche l'anima, c'è anche lo che ci sta dietro di questo mitzvah. Tzadikim. A volte un uomo perde non una cosa materiale, una cosa materiale che fu perso di solito non ha un significato vero nella vita.
Qualsiasi cosa materiale può essere restituito. Le perdite vere non sono perdite materiali, sono perdite interne. A volte un uomo ha perso qualcosa dentro, a volte dentro qualcosa è danneggiato. Dicono le maestre, la Torah ti obbliga. Quando tu vedi un ebreo, quando tu vedi un fratello o una sorella che ha perso se stesso, ha perso qualcosa interno, qualcosa spirituale, qualcosa psicologico, qualcosa dell'anima, qualcosa della coscienza, anche là hai l'obbligo di restituire. Tzadikim, ci sono quattro tipi di gente, quattro tipi di perdita, quattro tipi di difetti che ci possono essere nell'uomo. E il primo tipo è un bue. Un bue tzadikin è un animale forte. È anche un animale molto tranquillo. Tu lo puoi vedere, è nel giardino, lui mangia molto sereno, molto bene, con tutta la sua grandezza, con tutta la sua maggestà, perché sì, il bue a volte viene anche chiamato il re dell'animale domestici, sì, non del selvatici, questo sarà il leone, però il re dell'animale domestici. Però fino a un punto, quando arriva il punto che lui diviene agitato o lui diviene arrabbiato o qualcuno lo ha fatto qualcosa, in questo momento il bue diviene forse l'animale non più domestico e tranquillo, però diviene l'animale più pericoloso. È proprio una paura della vita che uno può avere da un bue. Da dove lo sappiamo? Dice la Gemara che se uno sta pregando la Amidah e lui sta facendo Shmona Esrei, e lui vede che c'è un bue da lontano che vuole attaccare lui, e il bue adesso è arrabbiato, uno deve firmare la Midah e iniziare a correre. Dice la Gemara, quanto uno deve allontanare da un bue che è arrabbiato? 50 metri, 100 metri, 200 metri, quanto è la distanza che è considerata una distanza normale per allontanare da un bue che adesso sta nella sua follia? Dice la Gemara, deve allontanare fino a che non riesce a vederlo, perché il bue quando sta nella sua follia è molto pericoloso. Dicono le maestre, ci sono gente come il bue, sono tranquilli, sono forti, hanno una maggestà fino al momento che entrano nella follia. Là sembra a volte che hanno perso la loro umanità. Là non si capisce. Come può essere questo stesso bue che 2 minuti fa era qui, abbiamo parlato, era saggio, ha fatto vedere quanto cosa bella lui fa. Così, in un attimo, tutto cambiato, tutti capovolto, così in un attimo. Dice, maestri, questo è un tipo di uomo, anche, deve essere aiutato. Dobbiamo restituire il buo. Però c'è un secondo tipo. E mai se il secondo tipo è l'asino. E l'asino il suo difetto è al contrario del bue. Se il bue ha passione, è caldo e lui molto subito riesce di cambiare il suo modo di esserci, e l'asino è al contrario. E l'asino è un animale freddo. E l'asino è un animale che quando tu lo fai arrabbiare lui non inizia a correre, anzi, se tu sei il suo capo e tu vuoi che lui si sposta, lui è arrabbiato, lui mette le sue piedi forte dentro la terra e con la testa dura, io non mi sposto da qui. Possiamo dire che l'asino è questo tipo di uomo che è indifferente alle cose che succedono intorno di lui. Lui sa lo che è meglio, pensa di sapere tutto,
E manco si scalda, il buo si scalda, dopo si scalda però, no, e l'asino rimane con il suo pensiero, con le sue opinioni. Tu non riuscirai a spostarlo anche un po' quello che lui pensa che è giusto. Dice la Gemara, e l'asino ha sempre freddo, così dice la Gemara. Anche di Tammuz, Giulio, agosto, quando fa caldissimo, e l'asino ha freddo. Perché un animale è freddo? Anche questo tzaddikim è un difetto, forse più grave del bue, perché il bue è vero, è angocciato, cambia così, però si può parlare con il bue, si capisce, è caldo, e l'asino è più difficile. E il terzo tipo di difetto, dicono le maestre, abbiamo detto quattro cose la Torah porta che uno non può perdere, è il vestito. Che rappresenta il vestito? In ebraico, la parola beged, che è vestito, ha la stessa radice come la parola boged. Che vuol dire boged? Boged vuol dire traditore, sì, uno che ha tradito. Perché? Perché questo è un altro tipo di difetto, ancora più grave dell'asino, ancora più grave del bue. È un uomo, possiamo dire, è un uomo falso. Da fuori sembra una cosa, però da dentro è una cosa totalmente diversa. Perché il vestito, può essere un uomo che è povero, che non ha niente, metterà vestito di un re e tu penserai, vede che uomo importante, un re, ha tanta soldi, ha tanto potere, ha tanta saggezza. Però può essere anche al contrario. Uomo che ha tutto è un re vero, però mette i vestiti del povero e tu dici, vedi questo uomo? Sicuro non hai studiato, forse è analfabetico, sta qui nella strada, non lavora, non fa niente. E le maestre, il vestito. Il vestito è traditorio. Il vestito è quell'uomo che maschera se stesso. E la maschera quanto è pericolosa, perché la pericolosa vera della maschera è che a volte l'uomo così tanto mette un vestito che anche lui già pensa che questo vestito è lui. E questo tzaddikim è molto molto pericoloso. Il profeta Isaia, lui parla tanto sul popolo, ne avete tradito, bugdim, le vestiti. E questo tzaddikim è molto importante. Come che dice il profeto, Befiv kibedani, con la sua bocca, con le sue labie, mi rispetta, però con il suo cuore è lontano da me. Succede. Gente che parlano di grandezza, quanto Hashem è grande, quanto Hashem è importante, quanto qui, quanto là, però al momento il cuore è vuoto. Questo tzaddikim è ancora più problematico dell'asino, è ancora più problematico del bue. Perché quello prima capire che questa maschera è una maschera che non va bene. Tzaddikim, però c'è il quarto. Il quarto è l'agnello. A prima osservazione, l'agnello sembra il più positivo di tutti quanti. Perché l'agnello è un animale carino, è una pecora, lei non è mai arrabbiata, lei non è testa dura, dove vanno tutti, dove quello che pascola, le nostre avi erano sempre pascolero, Avram Avinu aveva le grece, Moshe Rabbeinu aveva le grece, Yitzhak aveva le grece, sì, l'agnello non ha la sua opinione e l'agnello non ha i suoi pensieri. L'agnello non si arrabbia, anzi, l'agnello va dove vanno tutti. Lui va dove va il suo maestro. Lui va, non chiede troppo domande. Tzadikim, questo sembra la cosa più bella di tutti e quattro, però la verità, questo è il peggio di tutti e quattro. Perché un agnello, essere un agnello, essere una pecora, vuol dire che tu non hai la tua mente, non ha le tue opinioni, insomma, lo che è giusto.
Tutti vanno, anche tu vai. Tutti vogliono che sarà così, si fa così. Tutta la famiglia vuole andare a vacanza a là, si va là. Tutti vogliono comprare questo, tu anche tu. Tutti vanno a scuola, fanno così, anche te. Sembra che una cosa benedetta, perché che è meglio di andare a frente lo che fanno tutti? La verità è l'agnello è vuoto. Si racconta solo così per raccontare una cosa così, che un giorno il re ha fatto un matrimonio, una grande festa, re e leone che è il re di tutti gli animali, si è sposato e quando lui si sposa, prima del matrimonio, fa una grande festa e invita tutti gli animali del bosco, venite, io sono il leone, io sono il re, state tutti invitati al mio matrimonio. E vengano le giraffe, l'elefante, tutti vengano salutare il re, il grande leone che si sposa. Fino che arriva uno, il topo, poco, piccolo topolino, arriva e dice: Re, fratello mio, ti voglio felicitare, leone, ti voglio felicitare per il tuo matrimonio. Il re guarda il piccolo topolino e dice: Tu mi vuoi felicitare a me? Tu mi chiami fratello? Chi sei te? Io con un dito così ti faccio, ti uccido in un attimo. Non hai vergogna che io sono il re e tu mi chiami fratello? Hai un po' di rispetto, bassa la tua testa. Io sono il re, io sono il leone. E il topo lo dice, vieni qui, ti dico una cosa. Anche io pensavo prima del matrimonio di essere re. Dopo il matrimonio ho capito che non è così. Questo è solo per dire. Questo rappresenta metaforicamente l'agnello. L'agnello non ha. Lo che lo digano fare, lui fa. In Bemezza di Kim, che l'agnello, anche David HaMelech, dice su se stesso, Taiti che se oved, ho sbagliato con la pecora, come la pecora che è andato perso. La pecora, seguendoci la massa, tante volte va perso. E questo è un punto anche non solo personale, possiamo dire che questo punto abbiamo anche nel popolo come popolo. Come dice Amana Ahasverosh, Yeshno Am Echad Mefuzar Umforad Ben Ha'amim. Lui dice a Ahasverosh Aman, quando vuole uccidere tutto il popolo ebraico, ci sta un popolo, lo chiama Am Echad, un popolo, è disperso tra tutti i popoli e per questo dobbiamo ucciderlo. Non ho capito qual è l'argomento. Quando lui dice dobbiamo uccidere il popolo perché è un popolo che è disperso tra tutti i popoli. Perché questo è un argomento, questa è una ragione valida per uccidere un popolo perché è disperso tra tutti i popoli. No, Amman è un saggio. Ha detto questi ebrei è un popolo, non uno nel senso che solo uno. Uno che sono unici, questo sono figli del Creatore. Ogni ebreo è un ambasciatore, ogni ebreo rappresenta il Creatore stesso. E quelli, invece di essere la guida nostra, quelli invece di essere la luce nostra, sono dispersi tra tutti i popoli. Gli ebrei che vivono in Italia non sembrano italiani, gli ebrei che vivono in Cina sembrano cinesi. Gli ebrei che vivono in America sembrano americani. Se io ce l'ho americani e cinesi, italiani e francesi, dove è il popolo ebreo? Dove è questo popolo unico? E questo tzaddikim a volte ci dimentichiamo. A volte siamo troppo alla pecora, troppo all'agnello, troppo andiamo a frente alla massa. Si racconta che un giorno uno è andato all'università e ha detto, tu vuoi sapere chi è ebreo in questa università in America? Storia vera, ti dico io, vieni. Come tu puoi sapere chi è ebreo? E l'ebraismo non è una cosa che si può vedere sulla faccia. Tu puoi dire, uno viene d'Africa, è nero, si può dire. Perché? Perché si capisce, è una cosa biologica. Però l'ebraismo è una cosa del cuore. Dice, sì, vieni, vieni, ti faccio vedere. Andiamo all'entrata. Uno entra, tu da dove sei?
Tu chi sei? Ah, io sono musulmano. Top. Quell'altro, da dove sei? Io sono da India. Tu da dove sei? Io sono cinese. Tu da dove sei? Io sono francese. Tu da dove sei? Che tipo di religione sei? Io? Che ti importa? Io sono umano. Quello l'ebreo. Quello che ha risposto, che ti importa? Io sono umano. Ti prometto che quello è ebreo. E così era. Questa voltezza di chi men sbaglio dell'ebreo. Invece di essere il leone, quello che fa capire al mondo che voglio dire essere il popolo scelto, mi comporto come un altro popolo, come qualsiasi uomo. Quanto questo cosa è importante? Noi come ebrei non possiamo essere questa pecora, non possiamo essere questo agnello che va bene, uno deve vedere, ah, questo è un ebreo. Un giorno ho raccontato questa storia, però questa è una storia vera che fa riflettere tanto. Un giorno uno che era da Africa, poveraccio, ha vissuto là in un paese povero, là nel giungle, là in un posto dove mai ha visto nessuna cosa. Un giorno lui finalmente è andato del suo piccolo villaggio, è andato alla capitale, ha iniziato a lavorare. Ultimamente, dopo tanto tempo, ha lavorato tanti anni perché voleva uscire dal suo paese. Lui mai ha visto nessuna cosa fuori di Africa, mai ha visto, ha sentito sua madre parlare. Ci sono americani, ci sono europei, ci sono qui, mai ha visto nessuna cosa. Finalmente, dopo 10 anni che quello lavora e fa sforzo di comprare un biglietto per uscire dal suo paese, e lui compra un biglietto, prende l'aereo a New York, arriva all'aeroporto Kennedy, che è chiamato il nome del presidente, John F. Kennedy. Là lui scende e vede là. E nel mezzo dell'aeroporto, per la prima volta nella sua vita, un ebreo, con il cappello, con la camicia bianca, con la barba, e lui ha sentito tanto, non ha mai visto un ebreo, però sua madre l'ha raccontato tanto. Questo popolo è scelto, sono uscito d'Egitto, tutti conoscono la storia, le 10 piaghe, Moshe Rabbeinu. Ha sentito come bambino di sua madre, sempre prima di dormire, questa storia? Perché lui era cristiano e la Bibbia nostra, la Torah, fa parte della loro Bibbia. Lasciamo fare che non hanno preso come deve, perché se voi credete nella Bibbia, perché non fate Shabbat? Perché non fate la Milà? Perché non fate tantissime cose? Però questa è un'altra lezione per un'altra volta. Lui vede questo ebreo. E lo viene, e questo ebreo vedo così, un uomo nero così grande, inizia ad avere paura, dice, quello che vuole da me. Però va bene, sto qui nell'aeroporto, non può succedere niente. Ti posso chiedere una domanda? E questo ebreo dice, sì, dimmi, che hai bisogno? Mi puoi per favore raccontare su che stai pensando adesso? Quello ebreo non capisce che tipo di domanda è. Che vuol dire che sto pensando adesso? Dice, sì. Mia madre mi ha raccontato sul vostro popolo. Voi siete il popolo di Dio, voi siete quelli che siete usciti d'Egitto, quello che 40 anni avete girato nel deserto. Sicuro uno come te adesso sta pensando su cose importantissime, tipo di pensiere, di come cambiare il mondo, come illuminare il mondo. Raccontacimi un po', ti riesco a capire che tipo di pensiero un ebreo ha. Pensa di chi? Questo ebreo è divenuto rosso, perché non lo so, forse stava pensando su, non lo so, sul lavoro, su che di mangiare, su che compare per sua moglie, non lo so, stava pensando su cose quotidiane. Vai a spiegare a questo uomo che è venuto d'Africa, che mai ha visto un ebreo, che lui stava pensando su cose quotidiane. E questo tzaddikim, la pecora, la paura del pecora. Questa è la Gemara in Baba Batra, dice non si capisce perché c'è la pecora. Questo tzaddikim è forse il punto più pericoloso, questo tipo di persona è più pericoloso. Un uomo che non capisce la sua fortalezza.
il bue capisce, ma questo anche lui si arrabbia, non è giusto, deve lavorare. E l'asino anche lui capisce, testa dura, ha i suoi pensieri. Anche quello che mette le vestiti, anche quello che è traditorio, anche lui capisce perché vuole fare finta di essere una cosa che non è, perché pensa che questa è la cosa giusta. O questa pecora, ma anche capisce niente, dove vanno tutti e lui va. E questo tzedikin è forse la mitzvah più grande che ognuno di noi deve svegliare, ognuno di noi deve capire. E non possiamo così andare a far fronte alla massa, a vivere giorno dopo giorno come niente succede, andare al lavoro, tornare a casa. No, noi siamo un popolo scelto. Siamo figli di HaKadosh Baruch Hu. E per questo tzaddikim abbiamo un obbligo, ognuno di noi, aiutare queste quattro persone. I bemezzi, voi vedete bene il bue. Il bue può essere anche una cosa positiva. Il bue ha forza, è vero che a volte si arrabbia, dobbiamo lavorare su questa arrabbiatura, dobbiamo lavorare su questa cosa che lui perde controllo e diviene più peggio di un animale. Però Giuseppe viene chiamato il bue, Bechol Shoro, la forza di fare in Egitto, c'è carestia, e di cibo e di governare. Issachar, il tribù che si occupa dello studio della Torah viene chiamato l'asino. Perché l'asino? Perché sì, è l'asino a testa dura. Issachar sa che solo la Torah, tutto il resto non è importante. E tu puoi dire, tu puoi chiamarlo testa dura, però questo testo positivo, Baruch Hashem ha capito che la sola cosa che è importante in questo mondo è la Torah. E questo è l'asino. E l'asino può cambiare la sua caratteristiche, non cambiare le caratteristiche per mettere le caratteristiche nel modo giusto. E anche il vestito, c'è scritto che quando Jacob Avinu mette il vestito del suo fratello e entra a prendere la benedizione del suo padre, e il suo padre sente l'odore del vestito e dice: che bello odore, sento l'odore del traditorio. Che vuol dire del traditorio? Si racconta su un ebreo famoso, si chiama Yosef Meshita. Quando i romani sono arrivati a Gerusalemme e hanno distrutto il tempio, non quelli di adesso, i romani di 2000 anni fa, avevano paura di entrare nel tempio, sì, con tutto quanto, prendere il bottino, avevano paura. Sapevano che questa è la casa del creatore. E noi non facciamo cosa pericolosa. Si è chiamato un ebreo che era lontanissimo. Un ebreo che era così assimilato, era una pecora. Già tu vedeva lui, vedeva un romano, sembrava la stessa cosa, non c'era differenza tra un romano e un ebreo, era uno già totalmente assimilato. Oggi c'è una parola moderna per la assimilazione, come si chiama? Emanzapazione, no? Se l'ho tradotto bene in italiano. Sì, essere come l'altro. Lui era come l'altro, come le romani. Le fa per favore, entra dentro il tempio e porta per noi il bottino. Lui dice: scusa, come un umano bene, voi volete che io faccia qualcosa e io devo essere pagato. Va bene, la prima cosa che tu vedi prende per te, tutto il resto ci porto a noi. No. Lui entra dentro, mi vede la menorah, la candela tutto di oro, la menorah con le sue sette braci, un pezzo di oro gigante, la menorah, una cosa grande. E lui la mette sul su spalle, piano piano, tac tac, fa uscire. Dice: adesso divenerò l'uomo più ricco del mondo. Appena lui esce, i romani vedono questa menorah. Dice: che stai facendo con quella? Dice: voi avete detto la prima cosa che io trovo, lo prendo a casa. E mi dice: tu sei stupido. Questo, la tua casa è troppo basso, sì? Il tuo tetto è così basso, ma anche riesci a metterla dentro casa. Una cosa così si capisce subito, è solo per un imperatore. Il nostro imperatore ha una casa grande, un tetto grande, si può mettere la menorah. Tu che vai a fare con questo? Vai, vai, ritorna. Vai, vai a prendere per noi un'altra cosa. E lui tornò. Io ho fatto arrabbiare il mio creatore la prima volta che sono entrato e ho preso questa menorah. Ha fatto una cosa terribile, non lo farò una seconda volta. E
Allora, vedi, se tu entra, ti daranno tutte le tasse del paese per 7 anni. Allora, non mi importa. Se tu non entra, ti uccideranno. Dice, a me non mi importa. Fino a che lui era pronto a morire per la gloria di Hashem. Perché Chas v'Shalom entrare nel tempio, la casa di Hashem, e prendere bottini per essere usato in modo profanato. Quindi, maestri, quando Yitzhak ha visto il vestito di Yaakov, ha sentito questo. Vuol dire, anche l'uomo più mascherato, anche l'ebreo più mascherato, è l'ebreo più mascherato che esiste, che da fuori sembra non lo so che, e da dentro tutto vuoto, o al contrario, dice non deve avere paura. Tu hai la forza di cambiare, hai la forza di restituire quello che lui ha perso. Però il più pericoloso è la pecora. Come si fa la pecora? Uno che non ha un pensiero, non ha un'opinione, non ha niente, quello che fanno tutti. I maestri, la pecora deve essere insegnata. Il bue già sa, deve solo governare. L'asina già sa, deve governare. E il traditore la sa anche, deve governare. Però la pecora deve essere insegnata. La Torah deve insegnarlo la Torah, deve insegnarlo la saggezza, deve insegnarlo l'orgoglio di essere ebreo e l'orgoglio di fare parte del popolo scelto. Tzadikim, questo fa parte di Elul, fa parte di Rosh Hashanah. A Rosh Hashanah abbiamo un obbligo a coronare il re. Iniziamo a dire Hamelech HaKadosh. Non diciamo a chi è l'HaKadosh, diciamo Hamelech il re. Tutta la preghiera di Rosh Hashanah, venire da forza, faremo un'altra lezione su di questo, e coronare il re, Tzadikim, il re è un re, grazie alla gente che sono dentro il suo paese, grazie alle sue soldati, ognuno di noi ha l'obbligo sentire il soldato del creatore, non essere una pecora, non essere un agnello che va così, siamo soldati di Hashem. Abbiamo una forza gigante, abbiamo una luce gigante. Dobbiamo brillare, dobbiamo illuminare. Dobbiamo andare nella strada che dicano, ah, quello è un ebreo, vedi come si comporta, vedi? Come si comporta, come lui parla bello, come lui comporta bene, come lui fa le cose in un modo che è giusto. Non ho mai visto un uomo più giusto di lui. Questo è l'obbligo di nostro. E se tu vai nella strada e ti vedono come un altro, non si capisce tu che sei, stai nella pecora. E questo tzaddikin fa parte della mitzvah. Però, qual è tanto il problema? E questa mitzvah che abbiamo l'obbligo di restituire al nostro amico quello che lui ha perso, c'è una cosa interessante. Se uno perde qualcosa e lui rinuncia a questa cosa, la Gemara dà un esempio. Uno va nel mare sul barco e lo cade dalla tasca soldi addentro il mare. Se tu trovi soldi addentro il mare, non deve cercare il proprietario, la puoi prendere. Perché? Perché è sicuro che lui si chiama Yeush, sicuro che lui l'ha rinunziato. Sicuro che al momento che lui ha capito che è caduto, è entrato nel mare, non ha pensato per un attimo che mai la troverà. E il fatto che lui non ha pensato mai che lui la poteva trovare, già voglio dire che l'ha rinunziato, quindi già non è suo, quindi quando la trovi la puoi prendere. Io non ne maestri, si può restituire quando la cosa ti viene problematico, quando uno rinunzia. Quando uno mai sia rinunzia, dice io non sono capace, io non posso. Io sono niente, io non ho studiato, io non conosco, io vengo da una famiglia così, io vengo da gente così, i miei amici sono così. E rinunzia alla capacità di poter cambiare. Questo, destino dei maestri, è una perdita che viene persa vera. Per questo, tzaddikim, abbiamo l'obbligo di non rinunziare. Deve sapere che qualsiasi cosa che Hashem ti ha mandato, qualsiasi sfida che Hashem ti ha mandato, perché Hashem sa che tu puoi uscire con questa sfida con tanta forza. E noi abbiamo un obbligo a fare questa mitzvah questa settimana e anche la prossima.
non solo restituire noi stessi al creatore, perché nel fine siamo tutti proprietà sua, abbiamo l'obbligo di restituire ai nostri amici, ai nostri vicini, ai nostri soci, alla nostra famiglia al creatore. E se uno è un bue, aiutarlo come il bue, se uno è l'asino, aiutarlo come l'asino, se uno è un traditorio, un vestito falso, aiutarlo. E se uno è un agnello, una pecora, non c'è problema, prende lui, prende la Torah, insegna a lui, e così possiamo arrivare pronto a Rosh Hashanah. Non ci sarà un regalo più grande per il Creatore, non solo che tu cambi sicuro, ognuno di noi ha l'obbligo di cambiare e fare Teshuvah. O se tu riesci a portare un amico con te, un fratello con te, una sorella con te, questo sicuro non ha prezzo. Subito Hashem ti aprirà tutto il porto e ti darà tutto che vorrai. Baciano.